Ciao a tutti, un saluto illogico a tutto il giardino e benvenuti su Illogical Garden. Jingle! In questo video vogliamo continuare la nostra rubrica Rattonza e spiegarvi il bagno. Il bagno è un argomento un po' controverso. Sappiamo che parecchi, diciamo, esperti sconsigliano il fare il bagno ai ratti. È vero sicuramente che lavare il ratto cosa fa? Toglie il loro odore dal pelo e quindi questi continuano a produrre sempre più odore in un certo senso. È altresì vero che noi ci siamo informate chiedendo al nostro veterinario e assolutamente ci ha detto che comunque non è che fa male fare il bagno ai ratti, ci ha detto chiaramente cercare di non esagerare con la frequenza e soprattutto è necessario utilizzare uno shampoo iper delicato senza antipulci, antiparassiti, senza profumi e senza alcol. Per quanto ci riguarda è indispensabile fare il bagno ai nostri ratti. Molto spesso li abbiamo in liberi. Camera quando li portiamo a casa e sono liberi e quindi è piacevole avere vicino degli animali comunque puliti. Quindi detto questo, lasciateci un commento se avete esperienza con i ratti riguardo secondo voi i pro e i contro, però comunque noi agiamo dopo aver chiesto consiglio a un veterinario, per cui siamo abbastanza tranquille su quello che facciamo. I rattini sono stati abituati al bagno fin da piccoli, abbiamo seguito piccoli accorgimenti tipo il fatto di non lavarli uno solo dentro il bagno ma di tenere tutti gli altri liberi in modo che non si spaventino più di tanto, il fatto di fare veloce ma stare tranquille noi, insomma c'è qualche accorgimento da prendere. Però fino adesso non hanno mai creato problemi, anzi non hanno particolare paura. Quindi dopo lo spiegone serio dell'Ilaria vi lasciamo al video vero e proprio del bagno dei ratti. Salve, c'è anche la mia collega che oggi fa da cameraman. Adesso noi agiamo sui nostri due bei maschioni. Sono due bei ciccioni e che sono quelli che spuzzettano un po' di più. Non sono ancora castrati, per cui ovviamente il testosterone nella pipì crea questo odore fortissimo. E guardate che topone gigante, il mio topone gigante. Guardate il topo coraggioso. Ragazzi, chi viene prima? Il gatto è offerto volontario. Eccolo qua, allora. Il topo che occupa tutto il lavandino. Ma vuoi far sentire a tutti come fai a tranquillizzare gli animali mentre gli fai il bagno? No. Troverò un reperto e vi farò sentire. Quantità di shampoo per 20 topi. È mega rosso. Sì, effettivamente sembra di lavare un chihuahua. Laviamo anche le balline. Il musino. Le orecchiette. Perché gas gas alle orecchie tumbo. Come lei. Separate alla nascita. Eccolo. E poi il nostro topolone gigante. Tutto lavato. Com'è stato fare il bagno? Fa un sorriso. Saluta tutti. Ciao ciao. Ora l'altro topino, nonché mignolino, penserà: ci sarà qualche altro topo oltre me? La risposta è no. No. Eccolo qua. Un topastrone, tutto pulito. Eccolo qui. Guardate la differenza. Questa è una coda con una sembianza pulita e questa è una coda con una sembianza sporca. Ecco quello che si fa la toiletta da solo. E sono cose che fanno un sacco di cacca. Guardate come cambia colore la coda. Ciao, sono un topo fuggitivo, salvatemi. Di ciao. Ciao a tutti. Ciao, sono io, topino mio. Come sei di bello adesso? Tu e il tuo nasone a punta. Non essere arrabbiato. Se mi vedesse mia nonna, con un ciao nonna, con un topo qua, credo che le verrebbe un infarto. Guardate, le pronte per il tuffo.
Eccole! Maialini di baby, un topino di baby. Dai, fuori tutte, forza! In teoria consigliano di fare il bagno tutte insieme, perché almeno si danno man forte. In pratica, se io le lavassi tutte insieme sarebbe un problema, perché vanno ovunque bagnate. Ah, vi ho fregate! Eccole! Ovviamente dove vanno i vostri topi, dove non devono. Non nell'acqua. Perfetto. Brava Cupcake, ti sei offerta volontaria. Ciappettine, cosa state facendo voi? Guarda quanto nero viene giù dalla coda! Non puoi andartene ancora, però sei scivolosa perché il sapone. Eccole. Ovviamente non so se l'ho detto, ma l'acqua non deve essere calda calda, non deve essere tiepida, neanche gelata. Guardate un topo in asciugatura. C'è il naso bagnato. Ma che naso da topaccio. Guardate quanto è brava Salem a fare il bagno, cioè dovreste veramente copiarla. Guarda l'altra picciu beota che cade dentro. Guardate una sorpresa dell'uovo di Pasqua. Sorpresa! Nel pantofola! Pan è pure grassa, eh? Pan sta per pan focaccia! C'ha pancia e orecchie, sì, effettivamente. Eccolo un altro nasino! Un altro bellissimo nasino! Fatemi scappare! Aiuto, aiuto, salvatemi! Eccola! E viene sul telefono in salvataggio. In realtà ho un microfono esterno chiamato Pan. Intanto lei tenta la fuga cercando di confondersi con le sue compagne, ma non ha capito che gli altri sono così e lei è così. Piettina! Tallallero, tallallà, io mi nascondo giù di là. Guardate intanto lei che si asciuga. Secondo me sta odiando quella tizia di sopra. Scusi, lei ti stai pulendo tutta? Ti stai pulendo tutta? No. Ciao ciao ciao. Per l'asciugatura il nostro veterinario ci ha consigliato, vabbè adesso è estate ovviamente e si asciugano da sole, ma per l'inverno di tenerle in un ambiente chiuso, quindi non arieggiato e piuttosto caldo. Infatti io i primi mesi che le avevo accendevo un attimo la stufetta, poi la spegnevo e entravo con loro. È meglio non usare il phon perché A, sono piccole e si bruciano, ci ha detto, e B, potrebbero spaventarsi moltissimo. Scusi, lei si spaventa col phon? Sì. Alve, mi sembra un topo spaventato? La pastorella in aria. Dai. Ma la cosa bella è che ne entra uno e ne escono due. Entro. Bravissima! Eccole! Tutte e quattro lavate e pulite. Eccoci di nuovo qua dopo il bagno dei ratti. Vive vegete. Tutti, anche loro, sì, chiaramente. Sì, sì, assolutamente sì. È stato davvero semplice fare loro il bagno, sono tranquillissimi, non hanno alcun problema. Sono puliti. Sono molto puliti, molto profumati. Niente, direi che abbiamo esaurito gli argomenti. Lo spiegone lo abbiamo fatto all'inizio del video. Spero che quantomeno il vederli belli bagnati e rattosi sia stato carino e tenero. Vi chiedo ancora una volta di farci sapere con un commento la vostra opinione riguardo al bagnetto dei ratti. Condividete questo video con i vostri amici, soprattutto se sono dei rattari. Iscrivetevi al canale Illogical Garden, c'è da qualche parte, credo qui sotto, un bottoncino iscriviti, e vi giuro che è facilissimo da cliccare. E con questo è tutto. Un saluto illogico a tutto il giardino. Al prossimo! Ciao! Anche dai rattini!